Buongiorno a tutti. Veniamo dalla piazza dove abbiamo fatto una celebrazione sulla pietra d'inciampo, proprio in corrispondenza dell'abitazione del beato Edoardo Focherini. Quest'anno ricorre il 75esimo anno della morte di Edoardo Focherini. E come amministrazione siamo stati ben lieti di accogliere la proposta della diocesi di Carpi di fare un evento per i giovani, per i ragazzi e per le scuole. Praticamente oggi è una lezione di storia fatta in un modo un po' diverso dal solito. Avrete la possibilità di ascoltare delle testimonianze dirette di vita, grazie appunto alla partecipazione della figlia di Edoardo Focherini. Avete la possibilità di vedere dei documentari creati dalla Fondazione Fossoli di Carpi. Avete la possibilità anche di parlare con persone che possono rispondere a tutte le vostre domande, a tutti i vostri perché. Non voglio trattenermi oltre perché ci sarà lo spazio proprio per voi e vorrei appunto che voi lo sfruttaste. Accanto a questa parte, diciamo, di documenti, di film e storica, c'è anche una parte letteraria. Abbiamo pensato appunto alla lettura di una serie di lettere che Edoardo inviava alla famiglia appunto dai campi di concentramento, e queste lettere saranno intervallate da musiche. Quindi un grazie anche alla Fondazione Scuola di Musica Andreoli, un grazie anche alla Scuola Media Montanari che ha partecipato attivamente alla realizzazione di questo evento. Grazie, buona giornata e sfruttatela in pieno, ragazzi, è un'occasione unica per voi. Grazie. Abbiamo citato la scuola Montanari, la scuola di musica Andreoli. Chiedevo adesso alla professoressa Sandonà anche di portare i saluti da parte del dirigente. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi e colleghi, vedo i miei colleghi insegnanti presenti. Porto innanzitutto i saluti della dirigente, la dottoressa Anoliva, che è trattenuta da impegni istituzionali per tutta la mattinata, quindi con grande rammarico non ha potuto partecipare. La Scuola Media Montanari da diversi anni è impegnata in progetti che a vario titolo si occupano della promozione della memoria. Una riflessione per tutti, per me in primo luogo come referente di questi progetti, per i miei colleghi senza i quali naturalmente non ci potrebbe essere nessun seguito a quello che propongo, e per i ragazzi che io mi auguro sappiano sempre fare tesoro di quello che apprendono. Una riflessione per tutti è questa: oggi in queste giornate, appunto come diceva Luigi Lamma, siamo impegnati a vario titolo, in varie occasioni, a parlare di memoria. Io credo oggi, prima di tutto come cittadina e poi come insegnante, che parlare di memoria non sia più sufficiente. Oggi occorre fare una grande distinzione. Nel momento in cui naturalmente veniamo meno alla memoria diretta dei testimoni, oggi abbiamo ancora la fortuna di poter ascoltare Paola Focherini, ma l'anno passato, il 2019, è stato un anno abbastanza tragico perché sono venute meno molte voci. E sarà sempre così. Quindi dicevo, non è più sufficiente solo parlare di memoria, occorre veramente che la memoria sia un superamento del ricordo e che si avvii a porre l'obiettivo finale, che è quello della riflessione, della conoscenza. Se le generazioni come la mia, le terze, forse anche la quarta generazione dagli eventi bellici, ha comunque un filo conduttore, se non altro nella conoscenza, ahimè io vedo che le nuove generazioni sono sempre più distanti, conoscono sempre meno. Quindi il valore della memoria è quello principalmente di costruire
costruire dei trade union, cioè dei punti, dei fili conduttori, dei punti d'unione nella società civile. Solo così supereremo quello che è il limite del ricordo, un ricordo che è destinato per motivi cronologici a essere appunto perso. Io mi auguro che oggi quindi per voi ragazzi sia un'occasione speciale, un'occasione, come dicevo questa mattina, davanti a sorpresa a una platea di bambini della scuola materna, avranno avuto 4 anni, 5 anni, attentissimi, così schierati davanti e dicono, ho detto loro, non è mai troppo presto per porsi delle domande. Quello che io mi auguro è che oggi voi vi poniate delle domande. Guardate, noi insegniamo, pensiamo sempre alle risposte, ma su certi eventi tragici come quelli che sono accaduti e che oggi andremo in un qualche modo anche a rivivere, mi auguro emozionalmente e non solo storicamente, non c'è risposta. Non c'è risposta, non a tutto c'è risposta. Quello che è importante è che invece siano sempre presenti le domande, questo mi auguro. Buona giornata, buon ascolto a tutti. Bene, grazie. È stata citata prima la diocesi di Carpi, che è tra gli enti, diciamo, promotori delle celebrazioni per il 75esimo anniversario della morte di Edoardo Fuccherini. Quindi abbiamo qui il vicario generale, Monsignor Gildo Manicardi, che porta il saluto suo e anche a nome del Vescovo Erio. Buongiorno a tutti loro. Allora, io sono un prete carpigiano, carpigiano vuol dire della diocesi di Carpi. Sono nato a Fossoli, dove durante l'estate del 44 nel campo di concentramento è stato anche Edoardo. Come vicario della diocesi vi porto il saluto di Don Erio, che è molto sensibile a questa figura, ne è rimasto ammirato. Io ebbi l'avventura di essere da giovanissimo professore il moderatore della difesa della tesi di Claudio Pontiroli, quando per la prima volta vennero pubblicate le lettere. Quindi la figura di Edoardo è iscritta profondissimamente nella mia vita. Quando ero giovane prete, tra i miei studenti alla ragioneria di Carpi c'erano 2 nipoti di Edoardo, altri li ho conosciuti diversamente, la figlia, e ho avuto anche la fortuna di scrivere il testo per il processo quando è diventato beato. Io sono stato uno dei 2 teologi che ha detto che meritava e ha cercato di dire com'era la sua vita, quindi è un momento di grande commozione essere qui. E che cosa mi ha commosso stamattina? Vorrei dire qualcosa, senza farla troppo lunga, su Edoardo come forza unitiva della nostra diocesi. Ovviamente sapevo che Edoardo aveva abitato a Mirandola, si era sposato qui, avendo sposato una mirandolese, e quando fu catturato con l'inganno nell'ospedale di Carpi, dove era andato a portare una carta d'identità falsa, per fortuna non si accorsero della carta d'identità e quell'uomo che si chiamava Donati, un nostro fratello ebreo, poté salvarsi, abitava però qui a Mirandola, vicino alla... non sapevo dove era, l'ho visto questa volta per la prima volta. Perché dico una forza unitiva? Sono rimasto molto colpito, forza unitiva della nostra diocesi. La nostra diocesi è piccola, ma riesce a essere 2 parti. C'è una parte che è la parte di Carpi, che è diventata diocesi più anticamente. Poi hanno aggiunto a quella dei Pio la parte dei Pico, che erano anche parenti, e quindi è venuto il Mirandolese, il Concordiese e poi Rolo. E a volte questa diversità si sente tra carpigiani, mirandolesi, Quando io ero piccolo, un esempio di questa non tensione ma di questa divisione, è l'Avvenire d'Italia, di cui era stato amministratore Edoardo, pubblicava un notiziario che si chiamava Notiziario Carpigiano-Mirandolese. I nostri santi sono una forza unitiva della nostra Chiesa. La santità
è una delle fonti principali della cultura, di come la gente vive, quello che pensa. E infatti Odoardo è stato un perfetto mirandolese e un perfetto carpigiano, senza che ci fosse problema. E allora, mentre eravamo davanti alla sua casa, pensavo alla storia della nostra diocesi e mi è venuto in mente che cosa? Un altro fossolese, veramente illustre, Don Zeno Saltini. Don Zeno Saltini però è stato prete, le sue prime esperienze, avanti la guerra e durante la guerra, le ha fatte a San Giacomo Roncole, che dire che non è Mirandola sarebbe troppo, ma certamente non è Carpi. Allora, un uomo venerabile come Don Zeno Saltini, un uomo geniale, e un uomo, un grande santo come il beato Edoardo Fogherini, sono riusciti a essere ambidestri. La nostra diocesi ha bisogno di comunione. Allora io vorrei dire ancora qualcosa su Edoardo come motivazione di comunione, di unità della nostra diocesi. Ho visto la pietra d'inciampo che è stata messa a Mirandola. Io di pietre d'inciampo ne ho viste tantissime, perché per 15 anni ho abitato a Roma, vicino a quello che si chiamava il ghetto, all'isola Tiberina e oltre. E tante volte, ma tante volte andavo a passeggiare in quella zona e lì ce ne sono tante delle pietre d'inciampo, perché lì c'era proprio il ghetto ebreo, la zona ebrea, la zona dove sono stati Pietro e Paolo quando sono arrivati a Roma come ebrei. C'era già quella zona lì. Ce n'erano tante. Qui nella nostra diocesi ce n'è una di queste pietre d'inciampo ed è nella vostra città, in un angolo molto importante della piazza. Perché si parla delle pietre d'inciampo? Da dove viene questa parola? Viene dalla Bibbia, viene dai Salmi. La pietra d'inciampo. La pietra in carpigiano si direbbe dove se strabuca. Dove si prende contro, questo vuol dire la pietra d'inciampo. E Gesù è stato chiamato la pietra d'inciampo, e perché dove c'è giustizia, là l'ingiustizia inciampa. E speriamo che si sloghi le caviglie, così diventa più giusta. Nel Nuovo Testamento, nel tanti capitoli, adesso non facciamo le citazioni che sta male, Gesù è chiamato la pietra d'inciampo perché se Gesù ti si mette davanti, non hai mica scampo. O vai dritto o ti sloghi la caviglia. Ma c'è anche un'altra immagine che è complementare nel Nuovo Testamento. La pietra scartata dai costruttori. Anche Gesù è stata la pietra scartata dai costruttori. Le grandi intelligenze del suo tempo hanno pensato che disturbasse. I sommi sacerdoti hanno avuto paura che i romani venissero sentendo che c'era questo re dei giudei. Ponzio Pilato aveva capito che Gesù era innocente, ma ha detto: qui non mi metto contro Cesare, aspetta che mi lavo le mani. Dunque Gesù è stato la pietra scartata. L'hanno buttata fuori. Ma per fortuna il Salmo dice: la pietra scartata dai costruttori è diventata pietra angolare. Qualcun altro ha preso questa pietra di cui i costruttori hanno detto: non serve a niente, buttala via, è fatta male, ha delle strane idee. Odoardo non accetta le leggi razziali, ma figuriamoci. Ma qualcun altro ha preso questa pietra, ed è il Signore, e ne ha fatto la pietra sulla quale si costruisce una realtà. Gesù è diventato la pietra viva sulla quale siamo costruiti tutti noi. E il Odoardo è stato proprio buttato via. È morto a Innsbruck. Lì la pietra era scartata. Ma vedete che il Signore lo ha preso. E lentamente, lentamente, ancora oggi ci raduniamo nel suo nome. Oggi Odoardo è diventato una grandissima ricchezza per la nostra Chiesa, sì, ma anche per la nostra società. C'è proprio da essere orgogliosi di avere avuto un concittadino a Mirandola
e a Carpi, che senza fare rumore è riuscito a fare queste cose. Vi tormento ancora un minuto. Nel bel libro di Giorgio Vecchio, che è la prima biografia completa che è stata fatta con tecniche scientifiche su Edoardo, chiude con una poesia di una Matka Maria, Madre Maria, che è una giusta tra le genti, ortodossa, uccisa in campo di concentramento pochi mesi prima di Edoardo, insieme al prete che lavorava con lei e a suo figlio. Ha scritto una cosa molto semplice ma molto bella che vi ripropongo. Questo per i ragazzi, per i giovani, per le ragazze è molto interessante. Ci sono due modi di vivere, dice lei, non uno solo. Ci sono due modi di vivere: camminare sulla terraferma, si dice coi piedi per terra, camminare sulla terraferma facendo solo ciò che è giusto e rispettabile, e così misurare, soppesare, prevedere, se faccio così chissà cosa mi succede a me, a mia moglie, ai miei figli. Ma, continua Matka Maria, ma si può anche camminare sulle acque. Si può camminare sulla terraferma, ma si può anche camminare sulle acque. E allora non si può misurare e prevedere, ma bisogna solo credere incessantemente. Un istante di incredulità e si incomincia ad affondare. Vedete che è una poesia splendida, che è fatta su quel racconto di Pietro che finché cammina, che si fida di Gesù, come Gesù cammina sull'acqua. Appena dubita, brum, va giù. Ci sono due modi di vivere: camminare sulla terraferma con tanto buon senso, tanta certezza, tanta prudenza, ma c'è anche il camminare sulle acque, fidandosi di Gesù. C'è il pericolo di essere scartati, ma vedete che dentro c'è il dono di diventare pietra angolare. Se stai sulla terraferma, ti prendono, ti usano, che bella pietra, aspetta che la usiamo. Se invece per essere sincero, per essere un giusto, ti fai scartare, invece di essere una pietra qualunque, diventi la base di una nuova costruzione. Ecco, vi ringrazio e vi auguro di sapere scegliere l'acqua, di camminare sull'acqua. Sì, adesso abbiamo una presenza straordinaria per, diciamo, il nostro territorio, perché è una presenza che non vediamo abitualmente. È il rabbino capo della comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, Beniamino Goldstein, che ci porta il suo saluto. Buongiorno, ringrazio per l'invito ad essere qui. Porto i saluti della comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia e sono commosso ogni volta di venire ad ascoltare la vita, si può dire, principalmente di Edoardo Foccarini, il suo sacrificio di questa vita per salvare tanti ebrei. Sono qui per ascoltare e non per parlare. E quindi vi ringrazio da nuovo e so che oggi la giornata è piena, la mattinata è piena di tanti ricordi di questa straordinaria persona e perciò ringrazio da nuovo e sono pronto da nuovo ad ascoltare tutto quello che c'è da ascoltare, tantissimo su questa grandissima persona. Grazie mille. Grazie. Allora, io intanto invito le autorità, se possono anche prendere posto nella prima fila riservata. E chiamo subito un primo personaggio, perché qui questa mattina si avvicenderanno diversi personaggi. Chiamo Francesco Manicardi, è il nipote di Edoardo Foccherini, che in questi anni ha tanto studiato e si è impegnato a divulgare con la figura del nonno. Con Francesco iniziamo questo viaggio insieme, vi prego di seguirci, di stare attenti e, come è stato detto anche prima, di mettere da parte anche qualche domanda se ci sono delle cose poco chiare. Ecco, Francesco comincia a raccontarci questa storia: perché siamo a Mirandola, perché Edoardo è arrivato a Mirandola e cosa è successo quando era qui a Mirandola. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Buongiorno. Qui sono le Montanari di Mirandola e anche il Luosi. C'è il Luosi? C'è il Galilei? Dov'è il Galilei? Benissimo. Grazie di essere venuti e grazie della vostra attenzione. Perché Edoardo Mirandola mi hanno chiesto di raccontarvi. E allora vi ho portato qualcosa dell'album di famiglia, che è custodito in un archivio talmente prezioso che la sovrintendenza dell'Emilia Romagna, come tutela, ha tutelato il Duomo di Mirandola e come tutela la Piazza di Carpi, ha tutelato i documenti che ricordano Edoardo Focherini. Vi ho portato, sarà una storia breve, anche se Edoardo in 37 anni di vita, solo 37 anni, ha fatto tantissime cose. Vi ho portato il selfie di Edoardo. Ovviamente non c'era lo smartphone, ma c'era la possibilità di farsi fotografare da un amico, e Edoardo si trova qui in questa casa a Mirandola, esattamente sopra la libreria dell'Asterisco, avete presente? Benissimo. Vedete quei cespuglietti che spuntano alle spalle? Sono i grandi bagolari che adesso fanno la circonvallazione di Mirandola. Lui è lì, si fa fotografare a casa della fidanzata. Chi è la fidanzata? La facciamo vedere, Luigi. Maria Marchesi. Abitava in piazza Mirandola, avete capito? Ed è una ragazza che condivideva con Edoardo, si sono piaciuti in una gita della montagna, erano giovani, più o meno come l'età dei ragazzi del Galilei. E condividendo i propri ideali, a un certo punto decidono di sposarsi. Vediamo che infatti alla mattina, alle 7 del mattino del 9 luglio a Mirandola in Duomo, si sposano. E nell'idea di famiglia c'è non solo la condivisione totale degli ideali, non solo della Chiesa, ma anche degli ideali umani, ma l'idea di una bella famiglia. E allora la facciamo vedere questa famiglia, eccola, Mirandola 1941. Qualcuno di voi che è esperto perché fa running intorno alla circonvallazione riconosce le vecchie scuole elementari di Mirandola, giusto? E Maria che, mentre Edoardo si occupa di alcune cose, cioè del suo lavoro di assicuratore, oppure della presidenza dell'Azione Cattolica, oppure di far crescere la GESCI a Carpi, oppure di occuparsi della Croce Rossa, oltre a tutte queste cose, si occupa di dare l'incarico alla moglie di seguire i suoi figlioli. Lei va a passeggio con i suoi 7 figli, dico bene? 7 figli? La zia protesta, ma perché sa la storia, bisogna che rispondano loro. Sono 6 figli di Edoardo, li contate? Sono Olga, Lena, Rodolfo, Attilio, che è quello che legge, invece che guardare la fotografia, legge il libro di Pinocchio. Poi c'è Gianna, che è la mia mamma, e poi c'è Carla, che è la più piccola, che fa la pipì nella carrozzina. E manca l'ultima, 7ª, che abbiamo la fortuna stamattina di avere in carne e ossa. Ed è quella signora che vedete e che ci parlerà fra poco, Paola. Andiamo avanti. Edoardo gira, come dicevo, con la sua borsa di cuoio. Per riprendere una cosa che ha detto il monsignore di prima, Don Gildo, ha un piede per terra e un altro piede sospeso. Perché lui vive un po' fra cielo e terra, no? Vive molto concretamente la sua attività, tutte le sue attività, intensamente, in relazione con gli altri, con tanti amici, per esempio. Fra un po' sentiremo la musica. Lui era un appassionato di musica, ascoltava con Spotify del tempo, cioè il grammofono, insieme ai suoi figlioli, la musica lirica, suonava l'armonica, suonava la fisarmonica, grattava anche l'armonium, che era una specie di pianoforte. Io vi dico tutte queste cose per farvi capire due cose fondamentali. Edoardo era una persona normale, un ragazzo, un uomo, un marito, un papà normale, e quindi vi può essere vicino, vi può essere simpatico, perché così potete entrare nella sua vita e farla entrare nella vostra vita. Andiamo avanti. Edoardo passeggia e si impegna anche in una cosa molto grande, a livello gratuito, lo fa volontariamente. Scrive per un giornale che si chiama Avvenire d'Italia, era uno dei pochi giornali che non avevano aderito alla voce del regime, quindi faceva, diciamo così, un'opposizione culturale. Portava avanti i valori della Chiesa. Qui lo vedete che usa molto bene i mezzi del tempo. Voi conoscete internet, voi conoscete i social. Lui utilizzava i giornali quotidiani e la radio, da cui sta parlando adesso, per veicolare
le idee che non erano quelle del regime, erano le idee della fratellanza, erano le idee per cui la pace è meglio della guerra. Voi dite, ma è logico? No, non è logico. Qualcuno a quel tempo diceva che la guerra era l'unica igiene del mondo, cioè l'unico modo per fare pulizia nel mondo. E in tutto questo contesto, insieme ai giornali che pubblicava Edoardo, c'erano anche questi giornali, per esempio il Corriere della Sera, che aderendo alla linea del regime pubblica nel 38 le leggi razziali. Ve l'ho messo come punto della memoria perché qualcuno di voi l'ha studiato, ma soprattutto ve leggete nel sottotitolo le norme che riguardano le scuole elementari e medie. Si sta parlando dei ragazzi come voi del 1938, che da un giorno all'altro furono esclusi dalle scuole, oltre che dal lavoro, dalle professioni, dall'università, esclusi dalle scuole. Abbiamo conosciuto alcuni, e alcuni altri li ricordava la professoressa Sandonà, come Pietro Terracina, che è morto l'anno scorso, raccontava con dolore che lui, bambino, ragazzino, è stato chiamato dalla maestra, invitandolo a fare su le proprie cose e ad uscire dalla classe e non più tornare. Andiamo avanti. Qui abbiamo un Google Street dei vecchi tempi, è la vecchia piazza di Mirandola, ve la ricordate? Ci mancano un po' di cose, era così agli inizi del Novecento. Edoardo, 1940, allo scoppio della guerra, per tenere aperto il negozio del cognato, del fratello di Maria, comincia ad abitare di fianco nella casa di fianco a quella chiesa che c'è là in fondo, che è la chiesa di Santa Maria della Porta. Passeggia, va al mercato, va a messa e incontra tante persone. Incontra tante persone piene di paura, piene di angoscia, piene di altre fughe. E allora con questo sacerdote di San Martino Spino ha occhi per vedere le difficoltà di queste persone, che avete capito sono gli ebrei, e insieme a Don Dante Sala, questo parroco di San Martino Spino, comincia a tessere la rete di aiuti. Li accoglie, li nasconde, dà loro da mangiare. Andiamo avanti. Questa è una signora che si chiama Ariella Benatti, era una commerciante di Mirandola, aveva un negozio vicino al centro, e nasconde nella carrozzina di suo figlio Giovanni il cibo e le tessere per dare da mangiare agli ebrei che sono nascosti nelle case, che sono nascosti nella casa di Edoardo, che sono nascosti in parrocchia da Don Dante Sal. Questo è un altro, al centro Silvio Borghi, fa il casaro, cioè fa il formaggio, insieme a sua moglie nasconde avanti questi due ragazzi. Avete presente la storia di Anna Frank, che vive diverso tempo, no? In una stanza murata, in un appartamento murato. Ecco, questa è una storia molto simile. Silvio Borghi, quello che avete visto prima, sposta suo figlio dal piano di sopra al piano terra e mura la stanza del figlio con dentro questi due ebrei in attesa di fuggire. Avanti. Questo è un altro ebreo salvato da Edoardo, si chiama Giacomo Lampronti, un amico di Edoardo che lui aveva assunto all'Avvenire d'Italia al giornale, e insieme alla moglie e ai due figli, che vediamo adesso, Giorgio e Marco, li vedrete anche in un filmato tra poco, avevano, avete capito, poco meno della vostra età. Li salva Giacomo, la moglie e i due figli. Tutti gli altri familiari di Giacomo Lampronti non si sono salvati e sono morti ad Auschwitz. La vita donata di Edoardo, lo sguardo donato da Edoardo a queste persone, li ha salvati. Questi, per fortuna, adesso sono entrambi nonni di figli e di nipoti che vivono, hanno la vostra età più o meno, e vivono a Roma, a Verona, a Tel Aviv, a Buenos Aires, grazie al sacrificio di Edoardo. E siamo all'11 di marzo del 44. Questa foto del tempo, quell'edificio che adesso è giallo, ma allora era di questo colore, azzurrino, Edoardo Fucherini si sveglia, è l'11 marzo, la mattina è un sabato, saluta i bimbi, la più piccola Paola ha 8 mesi, va in cucina, saluta la moglie sta facendo la sfoglia, Maria, e lui la sporca con la farina, e lei lo sgrida, dice ma sei il solito simpaticone Edoardo,
esce da questa casa e va alla stazione, va a occuparsi del giornale, a incontrare un cliente dell'assicurazione. Da questa casa non farà più ritorno. Andiamo avanti. Odoardo viene arrestato, portato a Modena e poi a Bologna, in carcere, sotto la Gestapo, sotto i nazisti. Non hanno di che accusarlo, ma lui in questi mesi in cui è prigioniero non viene condannato, ma subisce un interrogatorio in cui capisce che questi nazisti hanno un tono anticattolico e soprattutto la sua attività al giornale e il sospetto che abbia aiutato, che favorisca questi stranieri, li induce a incarcerarlo. Il fratello di Maria, Bruno Marchesi, va in carcere a trovarlo e gli chiede: Odoardo, ma ti rendi conto in che cosa ti sei messo? Hai aiutato gli ebrei, va bene, ma finché andava bene, ma adesso hai moglie a casa, hai 7 bimbi, hai lasciato il giornale, hai dovuto lasciare il tuo lavoro, ma non sei pentito? E lui risponde con questa frase: se tu avessi visto come ho visto io in questo carcere cosa fanno patire agli ebrei, non rimpiangeresti se non aver fatto di più. Non solo non sono pentito, Edoardo non è pentito di quello che ha fatto, ma addirittura avrebbe voluto fare di più, perché negli ultimi mesi, negli ultimi anni, aveva quest'urgenza di salvare vite veramente, no? Oltre 100, da un calcolo approssimativo, sono uomini, donne, vecchi e bambini salvati dalla rete di Edoardo. Edoardo viene trasferito in carcere, dal carcere di Bologna, in campo di concentramento a Fossoli. E qui ci interrompiamo per un altro pezzo della storia. Il titolo di questa giornata diceva: se tu avessi visto, e abbiamo capito, mi sembra dalle prime parole di Francesco, da queste testimonianze, che cosa vogliamo dire con quella frase che è stata troncata, ma l'avete letta prima. Se tu avessi visto cosa fanno in questi luoghi ai nostri fratelli ebrei, ti saresti rammaricato solo di non averne salvate di più. Però mettiamo anche un'altra frase in questo titolo che dice: Edoardo Focherini, uno di noi. Abbiamo già assaporato questo uno di noi, capendo dove si muoveva Mirandola. Adesso un uno di noi ce lo racconta invece la sua figlia Paola, che, ecco, anche lei in questi anni tanto tempo ha dedicato a parlare del babbo, come dicono i Focherini, alle scuole, ai ragazzi di ogni età, dalle materne fino al liceo. Quindi, ecco, anche oggi abbiamo la fortuna di averla qui con noi, la ringraziamo, la accogliamo con un bel applauso per quello che ci vorrà dire. Grazie. Io ovviamente mi sono preparata a qualcosa perché mi sembra serio, però prima di incominciare voglio dire una cosa che mi ha suscitato il filmato e mi ha fatto venire in mente la grandezza infinita della mamma. La mia mamma, che è rimasta vedova per 45 anni, ha sofferto, credo, quello che possa soffrire una donna che ha avuto un matrimonio, un marito meraviglioso come il suo, che ha condiviso sempre le scelte del babbo. E in un quaderno di mio fratello Attilio, il terzo di noi, che è morto nel 46, quindi si parla, c'è un tema di Attilio del novembre, del 2 novembre del 45, quindi erano 5 mesi che si sapeva che il babbo era morto, e Attilio scrive: sono andato al cimitero con la nonna e sono andata a deporre un fiore sulla tomba di un tedesco, perché la mamma mi ha detto: vai a deporre un fiore sulla tomba di un tedesco anche se se hanno fatto tanto male. La mamma ci ha insegnato così. La mamma è la grandezza infinita della mamma è pari a quella del babbo.
Allora, io vi dico che per me sono stata chiamata a chiamare Palata, scusate, ma sono, quando penso alla mamma mi emoziono ancora molto, anche se ho avuto la fortuna di avere una mamma meravigliosa. Sono stata chiamata a parlare di Edoardo Focherini, ma per me è il babbo, per noi è il babbo, la mamma lo chiamava il babbo, in casa nostra il babbo non c'era perché era morto, ma in realtà c'era, c'è sempre stato, il babbo è sempre stato presente. Noi abbiamo sempre cercato di comportarci correttamente, onestamente, nella nostra modestia, perché la mamma seguiva gli insegnamenti del babbo. Sono molto contenta di essere qua, non solo perché sono a Mirandola e sono nata a Mirandola, come avete, forse voi non lo sapete, ma io sono nata a Mirandola, ma sono contenta perché ogni volta che parlo del babbo mi sembra di scoprirne un po', che il babbo che io non ho mai conosciuto perché avevo 7 mesi, quando è stato arrestato. E ovviamente non mi posso ricordare di nulla, perché a 7 mesi uno non si ricorda di nulla. Io non vi sto a raccontare perché vi hanno già raccontato anche troppo. Io vi voglio raccontare una cosa molto mia. E poi se volete sapere le notizie del babbo, andate su internet, trovate di tutto e di più, anche non proprio vero. Io sono qui perché voglio farvi capire perché il babbo ha sacrificato se stesso, la sua amatissima e bellissima ragazza, moglie, e noi 7 figli che abbiamo sofferto come nessuno ha mai capito. Voglio essere qui appunto per spiegare il perché il babbo ha fatto questo. E che cosa ci ha insegnato, cosa mi ha insegnato, cosa ha insegnato all'umanità, cosa può insegnare a tutti voi quello che il babbo ha fatto, i doni che il babbo ha lasciato a noi. Dicono, Francesco dice che il babbo era un uomo normale, per me no, per me era un uomo speciale, perché era intelligente, acuto, sensibile, aveva una marea di amici, sapeva suonare l'armonica, la fisarmonica, sapeva comporre filastrocche. Dal campo di concentramento di Fossoli sono uscite le parole bellissime su una canzone, su un'area di una vecchia canzone, Chiesetta Alpina, che io l'ho fatta sentire ieri in una classe, sono rimasti entusiasti di questa canzone. E poi amava tutto il babbo, amava la Val di Sole, perché lui veniva dalla Val di Sole. Pensate che aveva avuto l'idea di fare una, di elevare una cappella alla Madonna a 3500 metri di altezza, la cappella più alta d'Europa. Poi lui non ha potuto terminarla, ma nel 48 i suoi amici l'hanno finita. Proprio in onore del babbo. Amici, il babbo ha avuto degli amici meravigliosi che ci hanno sempre aiutato nella maniera più. Poi il babbo lavorava per prima lavorava dal nonno, poi ha lavorato all'assicurazione perché c'eravamo anche noi da mantenere. E poi cosa ha fatto? Era dell'Azione Cattolica, ha fondato gli scout anche qui a Mirandola. E poi lavorava all'Avvenire. A 17 anni aveva già fondato il primo giornale cattolico d'Italia. Non venitemi mica a dire che era una persona normale, non so dove trovasse il tempo per far tutto. Nel frattempo si era sposato qui nel Duomo di Mirandola, ha avuto 7 figli. Quindi aveva una vita molto piena, molto vivace, ma lui credeva profondamente nel Vangelo. Lui perché ha fatto questo? Perché lui credeva nel Vangelo. Lui aveva bisogno, come la mamma dopo, di fare l'Eucaristia, di ricevere l'Eucaristia, di fare la comunione tutti i giorni. Tant'è vero che c'era un sacerdote di Carpi, Don Tassi, che molti di voi, qualcuno di voi si ricorda, vero Don Gildo che se lo ricorda? A quei tempi uno non poteva fare la comunione se non entro le 2. E Don Tassi, che era seminarista e teneva aperto il Duomo di Carpi,
aspettava a chiudere il Duomo finché non arrivava il babbo dalla stazione di corsa per poter fare, perché in questo sacramento lui trovava la forza di andare avanti, esattamente dopo come ha fatto la mamma. Ma allora perché ha deciso, sempre in comitanza con la mamma? La mamma non è mai stata dietro il babbo e sono sempre stati assieme, sono sempre stati uniti. Perché il babbo aveva, oltre a amare tanto la mamma, aveva tanta fiducia, tanta stima, cosa che allora non era proprio così scontato. Le donne sono sempre state ritenute un po' inferiori. E invece il babbo no, il babbo ha sempre considerato la mamma come lui, meglio di lui. Nelle lettere diceva, tu che della faccenda porti il peso maggiore. Allora, lui che aveva una vita così piena, perché si è andata a impegolare, a cominciare a salvare prima degli amici ebrei, prima abbiamo vinto il signor Lampronti là con la famiglia, poi gli amici, poi degli conosciuti, poi addirittura degli sconosciuti, ma perché? Io ci ho messo un po' di anni, ve lo dico sinceramente, a capire perché il babbo ci aveva lasciato, ma noi non c'è il babbo, non ci aveva abbandonato, perché il babbo c'era, però non c'era. E allora mi sono chiesta perché tante volte. E quando finalmente ho capito che la loro non era stata una scelta, ma era stata una chiamata di Dio. A Dio non si dice di no. E allora mi sono rasserenata. L'ho accettato. Allora ho detto, ma che cosa può insegnare a me e a tutti quanti? Che cosa ha dato a noi? Ci ha regalato la libertà, perché se oggi noi siamo qua a parlare di queste cose è perché siamo liberi, perché se noi abbiamo voglia di andare a fare un giro siamo liberi, e la libertà è, se noi siamo andati a votare domenica è perché siamo liberi. E a chi lo dobbiamo? Alle persone come mio papà, la mia mamma, ma tante altre, non sono da soli, per fortuna. E poi cosa ci hanno regalato? L'esempio. L'esempio, un amore, questo ve lo leggo perché non l'ho scritto io questo, l'ha scritto un nostro amico di montagna, della terra della mamma, dove hanno avuto l'idea, un maestro geniale, ha avuto l'idea di intitolare la scuola non solo al babbo come hanno fatto a casa, ma anche alla mamma. In montagna dove veniamo sempre c'è scritto scuola primaria Odoardo Forcherini e Marchese Maria. Lui finalmente, questo Corrado meraviglioso, ha paragonato la mamma al babbo. E siccome nelle motivazioni, quando c'è stata l'inaugurazione che ci siamo andati tutti su logicamente, un amore senza tempo e senza spazio, che non ha bisogno di oggetti e di regali, ma ben di più, ma molto di più. Si esprime in profondità, con la vicinanza umana, con l'ascolto dell'altro, con l'attenzione verso l'altro, l'aiuto verso il prossimo, sia esso un genitore, un fratello, un amico, un perseguitato o un disperato. E tutto questo senza paura di voler bene, addirittura fino alla fine, fino alla morte, come fate il babbo. Ognuno di noi, io spero che ognuno di voi oggi esca chiedendosi: ma cosa posso fare io per l'amico che mi è un po' antipatico, quell'amico che ha la pelle diversa dalla mia? È questo che, se noi non mettiamo in pratica, ragazzi, qualcosa di questo, il mio papà è morto per niente. La mia sofferenza è stata inutile. Grazie. Abbiamo ascoltato la voce indiretta, la memoria storica di Odoardo Focherini,
la voce diretta della testimone, la figlia Paola, e oggi adesso diamo lo spazio a quella che è la lettura proprio di Odoardo Focherini, lui, le sue parole, attraverso questo epistolario straordinario che è stato conservato. Adesso parlare delle lettere di Focherini è un po' come parlare del campo di Fossoli, richiederebbe veramente un intervento a sé. Dirò soltanto che idealmente l'obiettivo nella scelta è stato quello di ripercorrere proprio l'ultima fase della sua vita, dalla carcere, quindi dal suo arresto, al carcere di San Giovanni Monte a Bologna, all'arrivo a Fossoli, da Fossoli a Bolzano, al campo di Grasse, e poi per la Germania, prima fino alla fine appunto dei suoi giorni a Erzbruck. Quindi quattro letture, quattro lettere che idealmente ripercorrono questo epilogo triste di Odoardo Focherini. Direi che voglio presentare questi ragazzi che leggeranno appunto quindi in ordine cronologico queste lettere. La prima è Lucia, Alessandra, Diego e Denise, al pianoforte Jacopo e alla chitarra Stefano. Grazie. A Umberto Sacchetti, 16 aprile 1944. Interrogatorio avuto ieri, breve, nulla che mi riguardi, e pur non potendo far deduzioni, che sarebbero troppo ottimistiche, che essendo tutto coscientemente negativo, non dimentico lo spirito anticattolico del tono e di certe domande, dovute alla mia attività all'azione cattolica. Speriamo bene. Per sospetto di aver favorito scambio lettere, è stato fermato il cappellano. Prudenza massima, quindi, e per qualche giorno fatti vivo, soltanto a voce con capocorriere che segnalerà e basta. Avverti Maria di quanto è avvenuto, escludendo episodio Elli, che per effetto dell'aumentata sorveglianza riceverà raramente i miei scritti, che sto bene, che distrugga tutte le mie lettere, e tu fa altrettanto, e che in ogni eventualità dica di aver scritto tutte le settimane via postale. Dille di mandarmi subito una raccomandata, nella quale mi dica di avermi scritto varie volte, senza aver mai avuto risposta, dandomi buone notizie sue e dei bimbi. Parlando a Maria, raccomando di non impressionarsi, poiché è misura di prudenza necessaria, di star calma e di aver piena ed assoluta fiducia, anche se il sacrificio della lontananza dovrà aggiungere quello della pochezza delle notizie. Tu scrivilo ogni 2 giorni, farei opera di carità. A Carpi avverti mamma che ad eventuale richiesta dichiari che nel suo scritto lei debba pervenuto e mi scriva per via postale. Tu sii prudente, per qualche giorno non scrivere e mandami solo notizie verbali che ricambierò. Annulla tutte le mie lettere, pacco vestiario, mandalo per approvazione, dito ogni 10 giorni anche pacco mangiare. Il resto mandalo a Turrini. Prego di rinnovare, abbediciato che invio, 1000 per solita famiglia bisognosa. Ho tanta fiducia che tutto vada bene, anche se lo spirito degli interrogati era anticattolico. Ti ripeto che le domande non mi interessavano, né riguardavano per nulla, e quindi, se niente fiorirà, dovrebbero liberarmi, anche se non subito, poiché la cosa pare partita da Padova, città con la quale non ho mai avuto, come del resto per tutte le altre, nessuna relazione. Cordialità e ringraziamenti in attesa di conferma. Odo. Spedisci subito circolare ai parroci per la giornata del quotidiano. Ricevo le 5 per 10 di Geltrude. Carissima, se le invie devono diradare, non preoccuparti. Sto benissimo e con aumenta fiducia spero ed attendo di riabbracciarti. Tuo Odo. Ai figli, 15 agosto 1944. Carissimi bambini, come vedete, questa mia lettera è proprio tutta per voi e sarà scritta in modo che dovrete indovinare la città dove è scritta. Al mio ritorno vi sarà un premio per chi avrà indovinato. Anzitutto però
vi dico che sto benissimo in salute in questa bella città di origine romana, circondata da tanti ricchi di colori, di boschi, di prati. Un poco più lontano si ergono al cielo delle massicce guglie di roccia e non molto distante un'altra catena di monti che ogni tanto prende un colore caratteristico dal quale ha preso il nome. Sto dicendo troppo, è vero. Vi siete già orientati? E avete già indovinato la città? No? E allora completo con l'ultima indicazione. Il colore di quella montagna ha una sua leggenda che voi conoscete, che vi ho raccontato altre volte. Ed ora basta, se no il premio devo tenerlo io, non vi pare? D'accordo, a condizione che la mamma non vi aiuti o che Olga non vada a frugare fra i libri del babbo. Dovete indovinare da soli, e specialmente per i più grandi, è facile. Anzi, facilissimo, che uno o due di loro mi furono, mi pare, qualche tempo fa. Quale sarà il premio? Porterò con me un sacco, grande, grande, pieno di... curiosi? Pieno di... lo vedrete. E da quello sceglierò. È inteso che Carla, Gianna e Paola avranno il premio, anche se non avranno indovinato. Saluti e baci a tutti. Zio Barba. Alla moglie Maria Marchesi, 2 settembre 1944. Mia carissima, anche stasera un bel temporale di montagna, ricco di lampi e di tuoni, poi di scrosci d'acqua violenta e rumorosa. Bello il cielo, solcato di lampi, che illuminavano la varietà poliedrica delle nubi, accavallantesi e rincorrettesi nella notte fonda. E quanta corrispondenza fra la burrasca del cielo e quella dei tanti pensieri che affollano cuore e mente in queste ore dure e lunghe di lontananza che gli eventi pare col loro incalzare minaccioso di voler prolungare. Nulla di nuovo per me, neppure oggi tue notizie, né di casa, e attesa sempre più paziente, anche se più intensa. Mi illudo, sperando che almeno tu riceva qualcuna delle mie lettere giornaliere. Chissà che qualcuna non trovi la strada di arrivare fino a te. Lo spero e me lo auguro. Se per caso l'atteso ordine di trasferimento mi giungesse e sapessi della impossibilità o dell'inopportunità di cercare di raggiungerti, non pensare a me, che o da Marcellina o da Carlo Ferrari o da qualcuno troverei dove sostare in attesa di poterti raggiungere senza tema di altre soste. Ma ripeto, spero ancora e tanto, ed in questa fiducia e con questa speranza prego tanto tanto che il Signore vi accompagni, vi assista, vi guidi e vi protegga. È l'unico gran pensiero che ho e che mi assilla. Di me non aver pensiero alcuno, né per l'oggi né per il domani, che sto benissimo, non mi manca nulla, sono tranquillissimo, sereno e fiducioso. Mi pesa soltanto il pensiero tuo e dei piccoli e dei miei di casa, il rapporto al momento e ai suoi eventuali pericoli. Null'altro, all'infuori di quello sono dei più fortunati, ancora come lo sono stato di già e come spero di esserlo in avvenire, in attesa del Dì beato che mi vedrà fra le tue braccia, ad unire lacrime di gioia per lavare il ricordo di un passato. E per quell'ora tanto attesa, anche fra poco, pregherò tanto tanto. Ti bacio più che affettuosamente, tuo Odo. Mia carissima Maria, mi trovo qui in un campo di lavoro. Come sempre sono sano e di buon umore. Altrettanto spero di te e dei bimbi, dei genitori, sani, di morale alto e pieni di fiducia. Io lavoro e non ho bisogno di nulla di speciale, tranne la certezza della tua incrollabile fede. Siete la mia preoccupazione
e la mia gioia. Ti prego di darvi vostre notizie. Ti bacio con cuore ardente e con te dei bimbi e dei genitori. Arrivederci. Il Signore sia con voi e con noi.